Questo è il peperoncino probabilmente più piccolo del mondo, paragonato a un arapegno. Ecco, molto probabilmente è anche la pianta di peperoncino più resistente alle basse temperature. Conosco persone che la stanno coltivando all'esterno da diversi anni, quindi anche sotto la neve, e può superare tranquillamente i 5 metri. Ci proveremo, per ora è 20 centimetri. Come potete notare, una particolarità di questa varietà, che non è un pubescens ma è un wild, sono i semi neri come i pubescens, come i rocoto. All'interno è molto succoso, però so che a livello in cucina così non è che si usano, però sono commestibili. A me piace, è molto particolare. È strano da definire. Non ha il gusto di peperoncino. È un gusto unico, un gusto mai sentito prima. Quindi è difficile da definire, da farvi capire. Allora, inizialmente al primo impatto non si sente niente, poi arriva la piccantezza. E poi arriva questo gusto aromatico, non lo so, mi ricorda qualcosa tipo una tisana, qualcosa di questo tipo. È un gusto molto interessante. So che non piace a molta gente, però a me piace. Seguitemi sul mio canale e piccanti saluti! Red Joe.